Riti e tradizioni che si perdono nella notte dei tempi. Il Molise è anche questo. Tra le tante tradizioni, una delle più antiche è sicuramente quella del pagliaio di maggio, un albero che raffigura l'arrivo della primavera e l'augurio della prosperità per i raccolti della terra. Ha lucito il rito della defensa, dal nome di un antico territorio a valle del paese, unisce tutti per una manifestazione che risale all'Ottocento, come hanno spiegato gli organizzatori. La prima documentazione di questo rito ci viene dall'arciprete Gennaro Piedimonte, nelle notizie civili e religiose di Lucito, dove dice che da tempo immemore, 1899 è stato pubblicato questo libro, l'editore Colitto di Campobasso, da tempo immemore si svolge questa festa a Lucito. Allora, tempo immemore, certamente bisogna risalire forse all'inizio dell'Ottocento, ecco, in cui da quello che abbiamo sentito dagli anziani, 90-92 anni, i loro avi raccontavano di questa tradizione e hanno un ricordo nella memoria, è fisso insomma il canto, però della tradizione un po' poco. Poi nel 1920 il musicologo, pianista e critico musicale lucitese Vittorio De Rubertis documenta questa tradizione attraverso uno studio musicologico pubblicato nella rivista italiana di musicologia. Ad accompagnare la sfilata lungo tutto il paese, musica e canti della tradizione. Gli strumenti utilizzati, come diceva il collega, sono soprattutto gli strumenti più tradizionali, più antichi, che sono stati tramandati, diciamo, dai nostri avi, dai nostri genitori, nonni, eccetera, e che comunque poi si sono aggiunti a questi strumenti, diciamo, più tradizionali, soprattutto l'organetto, no? L'organetto, la chitarra, insomma, che è costume di... il bufù, che è in uso un po' in tutto il Molise, ma comunque che è fondamentale, insomma, per accompagnare questo canto e gli strumenti, appunto, che suonano come basso, soprattutto questo strumento. Il rito della defensa, risalente all'Ottocento, è tornato in vita alla fine degli anni 90 grazie ad un gruppo di giovani che ama Lucito e che non vuole far morire le tradizioni del passato. Abbiamo cercato di aggiungere sempre qualcosa di nuovo, di coprire anche più parti del paese, proprio per portare quest'area così di brio e di festa a tutte le case e quindi a tutte le persone di Lucito, proprio come saluto ben augurale.